Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè Mercato. Un saluto come sempre da Riccardo Zago. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato ieri al webinar del lunedì che abbiamo già postato sul sito, l'abbiamo già pubblicato, quindi per chi se lo fosse perso, ecco che potete già rivedere la registrazione. Dopo i movimenti che ci sono stati, abbiamo parlato di euro-dollaro, di tutti gli indici, insomma, io, Luca ed Enrico abbiamo analizzato praticamente tutti gli strumenti più interessanti. Bene, ora però andiamo ad aggiornare un po' di cambi, ma andiamo a vedere anche gli indici. Partiamo da euro-dollaro che si riporta in area 1,10,80, quindi siamo ritornati su questa resistenza. Ieri, all'interno del gruppo Traders Club, alle ore 10:41, ho chiaramente detto di chiudere lo short che avevamo aperto da 1,10,80, perché era stato segnato comunque un doppio minimo e la candela di venerdì, a mio avviso, era una candela di indecisione o inversione, e quindi ho voluto portare a casa tutto il profitto e ho fatto bene proprio perché poi i prezzi si sono portati di nuovo in area 1,10,80. Ora che fare? Come detto ieri al webinar del lunedì, qui si potrebbe anche andare a sfruttare quello che può essere un nuovo trend laterale, però devo dire che al momento non è il caso perché i prezzi ieri sono saliti con troppa forza in area 1,10,80 e quindi la possibilità di una rottura al rialzo è probabile, anche se non certa. Infatti io non opero per ora su questo cambio e attendo o la rottura al rialzo del livello di 1,10,80 oppure la rottura al ribasso del livello di 1,10. Poi comunque vi aggiornerò giorno dopo giorno. Qui comunque l'ho scritto, ve lo volevo fare vedere. Eccolo qui che vi faccio vedere quello che avevo scritto ieri alle 10:41. Ho deciso di chiudere lo short su euro-dollaro dopo il doppio minimo con candela di indecisione barra inversione della giornata di venerdì e poi tutti gli aggiornamenti. E tra questi aggiornamenti avevo anche impostato un ordine pendente long da 1,89 con stop alla chiusura dei prezzi su time frame giornaliero sotto 1,88. Target price primario in area 1,91. Allora andiamo a vedere questo cross GBPAUD. Siamo quindi long da 1,89, l'abbiamo preso in maniera veramente molto precisa, già 35 pips di profitto, però non ci interessano per niente questi 35 pips di profitto perché il primo target è in area 1,91, quindi parliamo già di due figure. Come al solito, GBPAUD è un cross molto volatile, fate attenzione alla volatilità, fate attenzione, scusate, alla gestione del rischio, quindi all'esposizione. Stop loss alla chiusura dei prezzi, come detto, su time frame giornaliero al di sotto del livello di 1,88. Molto bene, dopo aver quindi aperto anche questo long su GBPAUD, cercando comunque di seguire quello che è il trend principale, cioè il trend rialzista, possiamo tranquillamente parlare di AUDICAT, perché noi siamo long e ieri è partito veramente con molta forza da 0,90, 0,90 e 15. E adesso ci troviamo già in area 0,91, quindi primo target raggiunto, ha portato lo stop in profitto di 40 pips, quindi a 0,940, 0,9 e scusate, 0,90 e 40, 0,90 e 50. Lasciamo correre questo trade, vediamo se romperà i massimi di periodo. Non appena vedrò un po' di esitazione, porterò a casa il profitto che comunque fa sempre bene. Ok, proseguiamo. Abbiamo anche AUD/JPY. Qui stiamo soffrendo invece perché comunque qui vendiamo AUD, dall'altra parte lo compriamo, però qui vendiamo AUD e compriamo JPY con stop alla chiusura dei prezzi sopra 74,50 praticamente. Attendiamo la chiusura di oggi prima di chiudere la posizione. Nel frattempo ho semplicemente alleggerito questo trade. Chiudiamo la rubrica caffè
e mercati con che cosa? Beh, ovviamente con il DAX che ieri ha fatto un bel meno 2%, anche di più in realtà, però insomma è stata rotta una zona molto importante. Vi ricorderete che la settimana scorsa o 2 settimane fa avevamo aperto uno short qui dopo questa bella doji sui massimi. Vedete che ho avuto poca pazienza e ho chiuso la posizione. Alla fine invece era giusto questo short, però attendiamo perché il nuovo, cioè, da qui si può comunque valutare uno short, non proprio da questo livello, ma adesso nei prossimi giorni valuterò se aprire nuovamente una posizione al ribasso o meno. I livelli interessanti secondo me per uno short sono 13.000, un attimo che lo prendo qui, 13.175 e 13.100. Quindi sto valutando uno short, a mio avviso non è ancora il caso però di aprire nuove posizioni. Quindi stiamo a vedere come si comporta il DAX nei prossimi giorni. Io con questo ho concluso, vi ringrazio come al solito e vi ricordo che domani, eccoci qui, abbiamo il trading live dalle ore 16 alle ore 17. Buona giornata e buon trading a tutti.